Circa 23.000 studenti, 6.000 matricole ogni anno, due campus universitari nelle città di Chieti e Pescara e numerosi corsi di laurea declinati in quattro aree: sanitaria, umanistica, sociale e scientifica. Sono questi alcuni dei numeri che raccontano l'Università d'Annunzio, punto di riferimento per l'offerta formativa del territorio, sempre più attrattiva anche per giovani che scelgono l'Ateneo d'Annunziano pur venendo da fuori regione. E proprio per farsi conoscere dagli studenti delle scuole superiori, l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara ha aperto le porte del suo campus con una giornata di Open Day rivolta alle future matricole, come ha spiegato al TG8 la professoressa Oriana Trubiani, delegata all'orientamento. Questa è una giornata un po' particolare quest'anno perché noi abbiamo aderito come università al progetto PNRR organizzato dal Ministero e quindi una parte degli studenti che hanno aderito all'orientamento attivo PNRR svolgeranno delle lezioni di logica. Per quanto riguarda invece gli altri studenti, visiteranno tutte le nostre strutture dove sono presenti i presidenti dei corsi di laurea riguardanti tutta la nostra offerta formativa. Su cosa punta l'Università d'Annunzio per essere più attrattiva rispetto agli altri Atenei? Per quanto riguarda il sistema tasse, è il più basso in assoluto in tutta Italia, oltre alla numerosa offerta praticamente che riguarda gli studenti, che si articola in tutor dedicati al riorientamento, tutor di supporto per le attività degli studenti e ovviamente servizi mensa, oltre al nostro meraviglioso campus, una struttura attiva dove studenti e docenti si incontrano per vivere realmente la vita universitaria. Tra i tanti interventi rivolti agli studenti e programmati nell'auditorium del Rettorato, anche quello di Giorgia Di Basilio, influencer e marketing manager, che proprio alla D'Annunzio si è formata. Gli anni qui sono stati bellissimi, mi hanno regalato tante emozioni e ho cercato di raccontare agli studenti quella che è stata la mia esperienza e dare qualche consiglio sugli anni che andranno a vivere. Io ho studiato economia aziendale, ho fatto qui la laurea magistrale, adesso appunto diciamo che l'università mi ha aiutata, ma ho scelto un'altra strada e sono molto felice di tutto il percorso, di tutti i passi fatti. Tantissimi gli studenti delle scuole superiori, anche extraregionali, che hanno aderito all'Open Day d'Annunziano, pieni di curiosità e prospettive per il futuro. Voi siete studentessa del quinto superiore di dove, che scuola? Di San Giovanni Rotondo del liceo statale Maria Immacolata. L'ITIS Luigi di Savoia. Veniamo dal Nautico di Ortona. Liceo delle Scienze Umane a Lanciano. E verso cosa siete orientate? Sociologia. Vorrei fare ingegneria civile. Psicologia o scienza della formazione primaria. Ingegneria biomedica. Credo psicologia. Sto decidendo tra lingua e psicologia. Sto ancora decidendo. Tecnico di laboratorio biomedico. Mi iscriverò ad ingegneria gestionale. Filosofia e scienze dell'educazione. Psicologia. Economia e management. Ingegneria meccanica. Chimica e scienze dell'alimentazione. Vorrei scegliere medicina, cioè se Dio vuole, insomma, perché è un bel test d'ingresso, un po' di fortuna. E un po' di studio, di preparazione. Grazie. Dai, in bocca al lupo allora. Grazie.